Questo progetto, come gli altri che abbiamo realizzato in pediatria, è stato fatto per portare un sorriso ai bimbi che, guardando le pareti e i murales fatti in tutte le stanze, potevano catapultarsi con la fantasia in un mondo fantastico e alleviare un po' la sofferenza. L'artista che ha fatto questi murales è lei, Cristina La Casella, che è stata molto paziente, ha preso a cuore questi murales, perché c'è voluta tanta pazienza e tanta fatica nel realizzarli. Ora passo il microfono a lei, che dirà questo microfono è mio. Lo passo a lei. Ciao, c'è una clown. Ciao. Con l'associazione appunto abbiamo realizzato questi murales in tutte le stanze genti. I murales sono stati 12 e il tema comune per tutti i murales è stato il Disney Pixar, dai classici fino a raggiungere i cartoni animati più recenti. L'associazione mi ha dato questa opportunità, ha riposto molta fiducia in me. Io sono una laureanda all'Accademia di Belle Arti di Foggia e niente, può essere un trampolino di lancio per un futuro roseo. Sia il mio, sia quello dell'associazione. Tutto gratuitamente. Qualche sponsor? No. Hanno finanziato dall'associazione. Tutto finanziato dall'associazione. Allora, questa è una stanza dedicata a Biancaneve, come si può vedere. È un classico Disney. Stavo dicendo, abbiamo scelto il tema comune, è Disney Pixar. Abbiamo scelto i grandi classici Disney, tra cui anche Biancaneve e anche molti cartoni animati più recenti, da Cars, Up, fino appunto a completare tutte le stanze della pediatria. E qui abbiamo rappresentato la storia di Peter Pan, tra tutte le stanze, questa è una di quelle più grandi, diciamo così, anche perché la storia di Peter Pan rappresenta molto, diciamo, lo specchio di quello che sono i bambini, quindi rappresenta la storia di questi bambini che viaggiano verso l'isola che non c'è. Noi vogliamo proprio, cioè abbiamo trasmesso proprio con i murales, soprattutto lo fa l'associazione, nel trasmettere un po' questo mondo fantasioso e diciamo migliorare quella che è la degenza dei bambini ricoverati qui in pediatria. E questa è una stanza che ci rispecchia, perché il bambino e noi siamo eterni bambini quando veniamo qui a portare sorriso ai bambini in ospedale. Bravi. Grazie. Comunque l'associazione non l'abbiamo nominata, qual è? È giusto. SS Sorriso. Bravo.